Buongiorno. In 500 per dar voce ai 30.000. Sono i manifestanti che oggi hanno portato davanti alla sede di un'industria in Piazza delle Istituzioni il malessere di 30.000 falegnami. Perché di fatto è questo il mestiere dei 30.000 lavoratori trevigiani del settore legno, che da 7 mesi attendono il rinnovo del contratto di lavoro. E quasi tutti, dalla Battistella di Pieve di Soligo alla Veneta Cucine di Biancade, hanno incrociato le braccia e non solo per discutere sui soldi. Noi in momento di crisi siamo riusciti a superarlo unendoci tutti assieme, tra noi operai, la direzione, le aziende, portando avanti delle proposte assieme. Qui adesso questa cosa, se passa il contratto come viene proposto, non sarà più possibile. Vogliono far passare le 1750 ore annue, dopodiché vengono pagate le straordinarie e questo avrebbe pagato tutto a fine anno. E hanno anche proposto un 20 euro di aumento che triennale, ti danno 20 euro, però se l'inflazione il prossimo anno cresce meno devi tornare indietro tutti i soldi, quindi 20 euro di aumento in busta paga che noi dopo dovremo ritornare indietro. E i contratti a termine somministrati li vogliono portare a una percentuale del 60-70%. Allora stiamo con le contrattazioni vecchie piuttosto. Cioè, invece di avere queste contrattazioni che ci portano sempre indietro invece di andare avanti. Manifestare per continuare il dialogo verso un accordo che comunque deve essere raggiunto. Se riusciamo a trovare una via d'intesa potremo portare a casa qualcosa noi e qualcosa la portano a casa loro. Tanti i capelli bianchi tra le bandiere rosse, segno di una generazione assente. I giovani non sono partecipi perché loro, il futuro, non il mio che manca 2 anni per andare in pensione, voglio dire.